Bene. Pochino prima, pochino, ben 2 minuti prima delle 9. Intanto do un'occhiata. La voce un po' che va e viene, quindi spero di non morire. Ok. Ciao Montre. Buonasera. Buonasera. Cosa c'è, Montre? O era dopo il ciao? Tanto che aspettiamo qualcun altro. Aia. Ma lì sono indolenzitissimo. Proprio. Ah. Non mi ha risposto per le stampe. Ah, è vero. No, non c'è nessuna che ci ispira. Le abbiamo guardate, ma. Chi è che mi scrive? Eccola. La Greta mi manda le foto di Parigi, di Notre Dame. Molto. Perché lei ha, diciamo, riflesso di riflesso su riflesso. Andata a trovare il gobbo. Ma sì, le abbiamo guardate, ma non c'è nessuno che ci ha ispirato particolarmente da prendere. Bene, bene, bene. Aspettiamo ancora un pochino che arrivi qualcun altro. Poi iniziamo un po'. Volevo farla anche non troppo lunga, diciamo, anche perché poi, insomma, poi vi annoiate anche voi. E soprattutto c'è un po'. Prenderò per conto terzi in cesta dell'Ivory di Pool. Ti possono interessare, non sono economiche. No, non mi servono. Ho visto oggi uno che vendeva 6 P9, tipo a 6, c'era il Black Lotus, l'Ancestral, il Time Twister e 3 Mox, che se non sbaglio erano il bianco, il nero e il verde, non mi ricordo, è tipo 6.900 euro tutti e 6. Playmat. No, 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 ne ho già troppi. Quando mi deciderò a venderne qualcuno, magari allora al momento cercherò. Tra l'altro ho notato, giusto per introdurre come si chiama? L'argomento del draft degli archetipi da limited, che sto giro in Honor of Devastation, considerato il fatto che di solito mettono la carta tutte e sei assieme, a 6.000, è uno dei pezzi con. Sì, infatti, erano tutte di revised, tutte bordo bianco. Infatti, cioè, nel senso, ci avevo quasi pensato. E tutto in condizioni. La più brutta era tipo LP, quindi giocata lightly played. Quindi non.
Non erano neanche brutte. Ah, ed erano tutte firmate, soprattutto. Infatti, cioè, ho visto. Erano bellissime. Cioè, le vendeva sia singolarmente che il blocco con le spedizioni a gratis. Eh sì. Ed erano veramente belle. Tipo, se era il Black Lotus, lo faceva tipo a 3250, firmato da Rush. Mi sembra il Time Twister era l'unico che era sotto, cioè era tipo 400. Compra, compra, compra. Diciamo che non mi conviene adesso. Però penso gli siano già andate via, perché l'ho visto oggi pomeriggio. Prendo il blocco, te lo riprogrammi e ne dai solo uno al prezzo di mercato attuale. Non ho abbastanza soldi, non ho così tanti soldi da parte da poter spendere. Che ne ho da parte, ma su queste cose qua, per queste cose qua no. Però sì, è stato bel momento. Bene, dai, direi di partire. Comunque, dicevo, stavo introducendo la cosa dicendo che era della rovina, dato che ora tendono a rappresentare gli archetipi da draft con le uncommon multicolor, al contrario di Rivolta dell'Etere. Che rappresentava anche in Rivolta delle Lettere tutti i 10 gli archetipi possibili. Qua in L'Era della Rovina ha fatto solo 5 di carte rappresentative, diciamo, multicolor. E sono tutte le coppie nemiche. Quindi, poi adesso, insomma, seguendo anche gli spoiler, probabilmente le avete viste. Comunque, dopo le faccio vedere. Questo quindi non saprei come interpretarlo, anche perché di solito era oggi, cioè il martedì, che se non sbaglio esce l'articolo che spiega il limited dell'edizione che esce, solo che oggi è il 4 luglio e quindi in America, cioè, è festa e sul sito non hanno pubblicato gli articoli e neanche nessun altro sito comunque importante, perché quasi tutti quelli grossi sono americani, quindi nessuno ancora ha parlato, diciamo, ha fatto la teoria del limited di Era della Rovina. Però ci sono sicuramente questi 5 archetipi che tra l'altro riprendono bene o male quelli degli stessi colori di Amonkhet, in più diciamo che si vede un ampliamento o comunque sempre una ripresa. Buonasera, Michael. O comunque sempre una ripresa degli archetipi che avevamo già visto anche con Amonkhet. Allora, adesso partiamo per davvero. La cosa l'ho divisa con. Prima vi faccio vedere quelle che secondo me sono le common e uncommon più forti per il draft barra limited, andando per colore. Quindi ho guardato la genericità, cioè il fatto che possa essere messo in qualsiasi archetipo barra mazzo, e molto spesso saranno o removal o creature particolarmente forti o comunque cose che sbloccano la partita, dato che, come insomma chi gioca sa, in draft, in limited in generale, si tende sempre dopo un po' ad avere uno stallo di creature. E quindi ho, diciamo, preferito o creature che comunque sono utili o rimozioni, perché le rimozioni sbloccano gli stalli, oppure proprio carte pensate appositamente per rompere uno stallo. Quindi, senza indugio, andiamo e partiamo col bianco.
Qua secondo, allora, qua è stato un po' difficile perché nel bianco common c'è veramente poco come dire, che salta all'occhio. Quello che più mi è saltato all'occhio è questo qua, questa creatura. Tra adesso e poi anche l'altra che vedrete. Comunque, questo perché secondo me è una di quelle più forti, perché beh, si adatta a qualsiasi strategia. È un 2-1 volare a costo 3 e il fatto che abbia volare ovviamente lo rende più evasivo, quindi può attaccare di più e il fatto che possa attaccare di più gli consente di usare la sua abilità più facilmente. La sua abilità cos'è? Quella di stappare una creatura avversario controlli. Questo è forte in, secondo me, qualsiasi strategia che si vada a fare col bianco, perché poi tra l'altro stappare anche lui stesso nel caso tu non abbia altre creature più forti da stappare, nel caso di comunque un 2-1 volare, diciamo cautela tra virgolette, oppure comunque in tutti quei mazzi con stremare, che il bianco abbiamo visto che è uno dei colori di stremare, e quindi puoi stappare una cosa che hai stremato, puoi tenerti un bloccante o stappare anche qualcosa che hai tappato per un'abilità, non necessariamente deve aver attaccato, e quindi magari vo voler dire poter attivare l'abilità una seconda volta. E in questo modo, secondo me, questa creatura delle bianche, quindi una Viana Cautela mobile più o meno, esatto. Se diciamo che secondo me la sua abilità è più forte usata su altri. Ma nel caso può anche usarla su se stesso, cosa che sono punti in più, tra virgolette. Se avesse detto un'altra creatura bersaglio, sarebbe nel senso, ok, che scende a costo 3, probabilmente è altra cosa in campo, però è sempre una cosa piacevole poter usare un'abilità di una carta su se stessa. Poi, dovrebbe esserci un'altra comune, che appunto dicevo, è una delle poche removal stranamente forti che ha il bianco. Questa essenzialmente è la versione più di quella che c'era a costo 2, che fai 3 danni a creatura attaccante bloccante. Questa costa 3 e fa 5 danni, quindi comunque uccide praticamente qualsiasi cosa. Il fatto che sia una creatura sia attaccante che bloccante la rende abbastanza versatile, e soprattutto il fatto che è comune. Vuol dire che in draft e in limited abbiamo più probabilità di vederla o che ci venga passata nel caso appunto del draft. Questa è una ristampa da Cairns of Tarkir, se non sbaglio, da Fate Reforged, e comunque a livello comune la rimozione, penso anche una delle uniche rimozioni del bianco tra common e uncommon. Poi passiamo alle non comuni. Ecco, questa secondo me è una pseudo rimozione, perché la conto comunque, tutti questi effetti secondo me in draft contano come rimozioni. Comunque un'aura che costa sempre 3 e dice la creatura incantata non può attaccare o bloccare, le sue abilità non possono essere attivate. Quindi là è come se fosse morta, perché non nel senso non fa più niente. In più, perché c'è un più, se controlli un deserto o hai un deserto nel tuo cimitero guadagni anche 3 punti vita, che sappiamo che in molti formati i punti vita non sempre sono così, diciamo, decisivi, però limited in generale. Cosa è una mutazione di Darksteel da standard? Più o meno. Oh, sì, nel senso è un pacifismo un po' più forte, però che costa anche uno in più, quindi è bilanciato. In più, appunto, visto che di deserti ce ne sono una marea e ci sono anche i deserti che ti aggiungono bianco, non sarà così difficile fare in modo che ti faccia anche guadagnare 3 punti vita. Che, come dicevo, in limited i punti vita sono abbastanza, sono più importanti rispetto che in altri formati, perché essendo comunque un formato più alla buona, tra virgolette, come posso dire? Secondo me a futuro in T2,
Si vedrà perché comunque avendo già cast out che fa Oblivion Ring essenzialmente, avendo già altre rimozioni anche a rarità più alte, io dico più forti, bisogna sempre vedere perché secondo me può diventare carina se riesci sempre a farti anche guadagnare 3 punti vita in un mazzo control, ci può stare, però non so se ha. Si vedrà, insomma, perché non ha neanche ciclo. Da dire avesse ciclo, almeno la fai un peschino, invece non ha neanche ciclo. Quindi, secondo me, cast out, per quanto costi uno in più, è più forte. Che ha effetti, diciamo, simili. Poi l'altra uncommon, invece, è questa qua, che è molto simpatica, che può funzionare da quasi nebbia, in realtà. Diciamo che può funzionare da nebbia in late game, a partita avanzata, quando tu la dai a una tua creatura, magari anche un 1-1 del cavolo, che muore, anche se gli dai più 0 più 3, però se l'altro ti fa un attacco di massa, gli si ridirige tutto sulla creatura che ha incantato, muore e tu ti salvi. Ma soprattutto è forte perché tutto il danno che verrebbe inflitto a te e ai permanenti che controlli viene invece inflitto alla creatura incantata. Quindi l'avversario può dichiarare gli attaccanti, poi tu incanti la tua creatura, fai i bloccanti, magari quei blocchi che in condizioni normali sarebbero stati dei semplici scambi diventano degli scambi a te favorevoli. Quindi tenendo viva la tua creatura e uccidendo quella dell'avversario. E in tutto la creatura ovviamente che incanti può a sua volta bloccare, se serve. Non so in quale. Però può starci, se riesce ad uccidere qualche altra creatura ci sta. E quindi alla fine in uno scenario del genere hai praticamente ribaltato la situazione. E in più può essere forte anche inizio partita, perché può permetterti magari l'altro che di poter attaccare tranquillamente e tu hai questa in mano e riesci sempre a fare magari dei blocchi, ovviamente più semplici perché magari ci sono due o tre creature, blocchi, la tua magari che incanti rimane anche viva perché comunque 1 più 0 più 3 può starci e magari viene fuori che tu ti rimani con tutte le tue creature e l'altro sei riuscito ad uccidergli tutte le sue. Secondo me è molto utilizzabile proprio per il fatto che non previene solo il danno che verrebbe inflitto al giocatore, ma che verrebbe inflitto anche ai permanenti. Quindi, appunto, usarlo nella dichiarazione dei bloccanti può diventare devastante, secondo me. Questo è molto. Cioè, il fatto che ce cioè, l'hanno pensata bene, secondo me sarà molto forte in draft, in un bianchino, perché appunto dove il combattimento è importante, come in draft, una cosa del genere che può ribaltare le sorti della partita, salva anche i Planeswalker, quindi esatto, volendo salverebbe anche i Planeswalker, perché sono permanenti pure loro. Infatti non è male, non è per nulla male. Poi passiamo al blu. Allora, comune, questa qua secondo me è la più forte di questa tipologia di aure blu che sia stata stampata per ora perché costa 2. Incanta creatura, la creatura incantata non stappa durante lo stap, ma poi non è a patra quella dell'art. Non ci ho fatto caso. Non mi sembra che abbia troppa armatura. Secondo me ha troppa armatura, non è a patra. Però non lo so, ci sarebbe da approfondire. Comunque, tornando qua, classico effetto da aura blu che tiene tappata, una creatura. Solo il fatto che costa 2 che ci può stare in più, però, se controlli un deserto o hai un deserto nel cimitero,
Quando l'aura entra nel campo di battaglia, tu tappi la creatura incantata, quindi a tutti gli effetti una rimozione in draft a costo 2 nel blu, che sinceramente non me l'aspettavo, ecco. E, anche questa, secondo me, soprattutto essendo comune in draft, in limited, ne giocherei quante più possibili, perché veramente togliere una creatura dell'avversario dall'equazione a costo 2 nel blu è veramente forte. Poi, andando oltre, questa secondo me è una creatura interessante. Perché è un 1-3 a costo 2 che finalmente è un enabler di ciclo intelligente, possiamo dire. Perché nella scorsa edizione quello più intelligente che c'era, secondo me, era appunto la blu-nera multicolor con volare che se ciclavi prendeva più 1/+1 fino a fine del turno. Perché comunque un 1-3 a costo 2 era abbastanza. Anche questo è un 1-3 a costo 2, solo che non è bicolor, ma è 1-1 blu. In più, se cicli o scarti, prende più 1/+0 fino a fine del turno e non può essere bloccata. Se trovi new perspective è merda. Esatto. Trovi new perspective è abbastanza ciclo. Potresti anche one shottare a un certo punto. E questa, per esempio, secondo me è molto più forte della multicolor che c'era in Amonkhet, perché fa essenzialmente lo stesso effetto al ciclo scarto, ma più forte perché la rende imbloccabile. Punto. E non è bicolor, ma è monocolor. Quindi, volendo, puoi mettercela anche in altri mazzi che non gliene frega niente del ciclo, perché tanto cose che ciclano in Amonkhet e Hour of Devastation ce ne sono in tutti i colori. Quindi, non devi neanche porti il problema di stare dentro dei colori ben precisi. Andiamo oltre. Andiamo sull'Uncommon. Allora, questa qua, che riprende tra l'altro una meccanica di Saga di Urza, se non sbaglio, è un incantesimo a costo 2, che di base ha che se tappi 3 puoi profetizzare 1, che ci può stare. In più dice, ogni qualvolta lanci una magia non creatura, puoi far diventare questo incantesimo una sfinge 3-3 con volare fino a fine del turno. E qua, in un mazzo comunque da draft stile control o, come vedremo, dell'archetipo spells, tra virgolette, è molto forte perché è essenzialmente un 3-3 costo 2, volare. Col profetizza ti sistemi la pescata anche in modo appunto da attivare l'animazione dell'incantesimo. In più, che sarebbe secondo me molto forte anche trovarne più copie, perché considerato che questo è un incantesimo, una magia non creatura, giocarne più copie, giù una, giochi la seconda copia, si anima la prima, attacchi, puoi profetizzare, beh no, quello uguale, perché profetizzi uno, non devi tapparle, quindi non cambia niente, però sono comunque, per essere un costo 2, è molto, secondo me, potrebbe essere abbastanza forte, soprattutto col fatto che si anima solo fino alla fine del turno, può renderla più difficile da distruggere, in quanto, diciamo, è più comune avere una risposta per creatura piuttosto che una risposta per incantesimo, ecco, in draft. Quindi animandola a fine del tuo turno diventa un incantesimo, l'altro se ha qualcosa a livello a velocità stregoneria, non può più farci niente, tipo i veicoli. E poi passiamo alla seconda non comune. Ecco, questa qua, come dicevo, cose diciamo che a cui do importanza durante un draft sono le carte che sbloccano gli stalli, soprattutto se so che a un certo punto andrò a montarmi un mazzo che potrebbe ritrovarsi in uno stallo. Il blu è sinceramente difficile che monti mazzi del genere,
Non è detto, abbiamo visto nella Skyrim che il bianco-blu era pedine essenzialmente con imbalsamare e cose del genere, quindi tendeva a fare abbastanza creature e quindi tendeva di più allo stallo, tra virgolette. Questa qua è una carta appunto che lo stallo lo spezza, perché a parte che è un istantaneo a costo 4 e dice che le creature controllate da un avversario e bersaglio attaccano in questo turno, beh a parte che è un istantaneo deve esserlo, praticamente uno schifo. Le creature controllate da un avversario bersaglio attaccano in questo turno se possono farlo e durante il prossimo stop di quel giocatore le creature che controllano stappano. Quindi essenzialmente lo costringe ad attaccare, magari in una situazione che, in cui tu puoi permetterti o di prendere un po' di danni o comunque di gestire i blocchi in modo favorevole. In più tu hai un turno per attaccare perché loro sono tutte tappate. E quando tocca a lui le sue creature non stappano. Quindi hai essenzialmente 2 turni per attaccare più in tranquillità. Nel caso in più, ciliegina sulla torta, nel caso in cui questa carta non ti servisse all'inizio o anche più tardi perché, che ne so, hai fatto tanti volanti che riescono a passare tranquillamente, la puoi ciclare e quindi pescare una carta che magari ti serve di più. O toglierti una pescata morta. E questo è decisamente forte, proprio per il fatto già, cioè insomma è già forte l'effetto in sé, secondo me, e in più che gli abbiano dato anche ciclo, la rende veramente utilizzabile praticamente ovunque, in qualsiasi mazzo che gioca blu e che vuole levarsi uno stallo dal campo. Questa, nel senso, il blu, diciamo, sto giro è andato un po' meglio rispetto che il solito, perché mi ricordo in Nether Revolt, per esempio, che non c'era praticamente niente, nel blu era tutto un po' cacà. Passiamo al nero. Allora, la comune che vado ad illustrarvi è la piaga del veleno. Secondo me questa meccanica, tra virgolette, della piaga è molto forte in draft. Cosa anche che li ha spinti appunto, perché prima, per chi non lo sapesse, a livello iniziale di sviluppo dell'edizione, la meccanica piaga, ossia l'avversario perde 3 punti vita a meno che non sacrifichi un altro permanente, non terra o scarti una carta, era una vera e propria meccanica che sarebbe dovuta comparire in diverse carte. Solo che poi hanno deciso di toglierla da meccanica, diciamo, con la parolina, perché si sono accorti che averla su troppe carte, la rendeva veramente forte quando c'erano più carte in campo che si occupavano di questa cosa qua. Però l'idea appunto era piaciuta e l'hanno ottenuta nelle 3 piaghe che ci sono in Our Devastation, che è questa qua comune, poi ce n'è una non comune che vi presenterò dopo perché è comunque forte, e poi quella rara che paghi X e due neri e fai la meccanica, fai questo procedimento X volte. Questa, oltre al fatto che metti 3 segnini su una creatura bersaglio, è essenzialmente una rimozione, senza se e senza ma. È istantanea, in più può, diciamo, fare come effetto collaterale o fa perdere 3 vite oppure fa perdere un'altra carta all'avversario, quindi è un potenziale 2 per 1. Diciamo che è un 1,5 per 1 perché il controllore comunque può decidere di prendersi 3 danni e non perdere carte. Però sono comunque 3 danni, sono spacca una creatura e fulmine su un avversario a costo 4 istantaneo nel nero, ci può, diciamo che non ci fa schifo. Poi essendo comune e magari riuscendone a prendere più di una, avere questo effetto della piaga che si ripropone anche più a livelli diversi, a, non livelli, momenti diversi della partita. Potrebbe, è comunque a nostro beneficio. E questo secondo me è abbastanza forte. Altra comune è un'altra rimozione, sempre a costo, no, questa è a costo 3, a differenza del costo 4, è una stregoneria. Come costo addizionale
metti un segno -1/-1 su una categoria controlli, che ci ricordiamo da Amonkhet c'era proprio l'archetipo che si interessava di mettere sulle tue creature -1/-1 per poi toglierli, quindi questo può essere pensato come drawback, ma in realtà potrebbe essere in realtà anche fonte di vantaggio. In più è un secco, distrugge una creatura, un terminate, distrugge una creatura avversario, punto. E questo ovviamente per la sua, proprio essendo così generica, può essere messa in qualsiasi mazzo con nero, può essere giocata contro qualsiasi mazzo, perché le creature fanno parte dell'80% del draft, sono creature, e uccidi le bombe degli avversari a meno che non abbiano pescato proprio il dio, e così a costo 3. Quindi questa secondo me è... Ed è sempre comune, quindi giù pesante di neve. Buon salve, Nadan. Poi passiamo alle non comuni. Altra rimozione, ma nel nero non ci si poteva aspettare altro. Questa è addirittura rimozione su creatura, perché è un 2-2 a costo 3, che ci sta. Quando entra puoi mettere un segnalino -1/-1 su una creatura avversario. E anche qua dipende dalle situazioni, perché se hai il mazzo verde-nero che si cioè, diciamo, se non hai dei bersagli dell'avversario che vuoi assolutamente togliere, puoi metterlo addirittura su una delle tue. Puoi metterla su un 1-1 dell'avversario per ammazzarlo e poi usare la seconda abilità della giustiziera per sacrificarla e spaccare una creatura con un segnalino -1/-1 a costo 1. E considerato che in Amonkhet è una meccanica, discutiamo proiettati verso lo standard o il modern, è verso il draft. Poi dopo faccio vedere delle carte in generale che possono essere usate sia per standard che per modern. Adesso stiamo valutando l'ambiente di Limited, diciamo, più in generale, Draft e Sealed. Infatti sto analizzando quelle che secondo me sono le migliori comuni e non comuni per ogni colore da poter mettere dentro ai mazzi. Non preoccuparti. E comunque se vuoi sentire parlare di Standard e Modern, appena finita, diciamo, l'analisi, tra virgolette, perché io dico soltanto, diciamo, quello che vedo in base alla mia esperienza. Alla fine analizzerò qualche carta che secondo me verrà comunque giocata anche in altri formati, che siano Commander, che sia T2, che sia Modern, eccetera. Ho messo qualche carta un po' per tutti, diciamo. Comunque. Quello che mi ha fatto scegliere questa carta come una delle migliori non comuni è proprio la versatilità di poter mettere un segnalino su qualsiasi creatura e il fatto che i segnalini -1/-1 sono così comuni all'interno dell'ambiente diciamo dell'edizione, che puoi benissimo giocare questa e fare un 2 per 1 uccidendo uno che ha uno di costituzione e poi ammazzare un'altra creatura che aveva già un segnalino -1/-1 perché prima avevi tirato un'altra magia che dava segnalini -1/-1 in giro, semplicemente. E il tutto comunque a costo, cioè avendo un 2-2 che potrebbe parare e poi sacrificandotelo a costo 1, quindi potrebbe parare. Tappo uno, sacrifico, ti ammazzo la cosa. Rock Rob, arrivo solo. Ora avete già visto altri colori? Sì, abbiamo visto il bianco e il blu. Poi eventualmente, tanto il video rimane su Twitch per un po', quindi appena finiamo puoi guardarti i pezzi che ti sei perso. Passiamo oltre. La seconda uncommon, come avevo già anticipato, è un'altra carta che ha quella meccanica della piaga.
Che essenzialmente è un anatema, costo 4, incanti l'avversario e a ogni mantenimento quell'avversario deve, diciamo, gestire la piaga, ossia o perdere 3 punti vita o sacrificare un permanente non terra o scartare una carta. E questo è forte appunto sempre per il fatto che si ripete, e però si ripete senza usare più carte perché lo fa da sola. E questo a lungo andare, secondo me, è veramente devastante perché, ok, all'inizio puoi decidere di pagare 3 punti vita, che poi magari diventano 6, che poi potrebbero diventare 9, ma poi devi decidere per forza di ammazzarti qualcosa e comunque quindi creare svantaggio a gratis. Ed è quello che secondo me la rende abbastanza forte. In draft è troppo forte, esatto. Questa secondo me è veramente forte in draft se la si trova. Poi costa 4, non è neanche così tanto. E basta, spacca incantesimi, difficile, quindi sta anche giù. Passiamo al rosso. Allora, nel rosso stranamente non c'è così tanta roba. Quelle che ho selezionato. Allora, questa qua secondo me è la removal che più si avvicina a una removal secca, diciamo, nel rosso, perché costa solo 4, è una stregoneria purtroppo. Però fa 5 danni a una creatura bersaglio, se quella creatura sta per morire, invece esiliala. Perché secondo me è forte? Perché c'è Eternare. Con 5 danni uccidi praticamente tutto, soprattutto tutto quello che ha Eternare. Puoi uccidere, se è troppo tardi, puoi uccidere la pedina Eternata, dato che sono 4-4. Ed è forte secondo me perché usandola su una creatura con Eternare fai praticamente un 2x1 perché la esili e l'avversario non può più farla tornare più forte, diciamo. E quindi ti levi un problema già, diciamo, per il futuro. Come ho detto, è uno dei forse è una delle poche cose nel rosso che si avvicina proprio a una removal secca. Perché non ha, cioè, stregoneria, costa 4, che è un po' tanto, però ci può stare per l'effetto che fa e soprattutto esilia quando muore la creatura. Quindi, appunto, secondo me, in questo draft è abbastanza. Ehi là, ciao Sidonia. Poi andiamo all'altra comune. Io ho scelto, diciamo, questa perché. Perché a parte che non c'era nient'altro. Ma che bello è il nuovo cavallo che fa i cavalli. È bellissimo. Io quando l'ho visto non ci credevo. Perché no, cosa? Perché c'è tribale cavallo. Ed è invece c'è davvero. Questa qua, diciamo, rientra nella categoria di carte che sbloccano lo stallo. Ma rientra anche nel fatto che può essere essenzialmente ciclata. Perché costa solo uno rosso. Quando la giochi peschi una carta, quindi di fatto la cicli, e in più le creature che controllano travolgere fino alla fine del turno, che in caso di stallo, come già ripetuto, travolgere è molto 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 utile, soprattutto se hai creature grosse che magari di loro non hanno travolgere. E con uno rosso riesci sia magari liberarti un attimo la strada e sia a pescare una carta nuova. Questa pare bella. Sì, infatti, cioè per essere una comune. Può starci come finisher, tra virgolette, in un rosso verde. Adesso non saprei, sinceramente, perché il verde è quello che ha le creature più grosse. Però di solito hanno anche già travolgere. Peccato stregoneria. Sì, peccato, certo, perché poi potevi fare dei bei trick. E tornare a mezzo verde, rosso, agro, sì, sicuramente. Come ogni draft, è una delle poche certezze
nella vita, cioè il verde rosso agro e il bianco blu volanti in draft. E questa l'ho scelta perché appunto secondo me puoi fare in main phase, fai questa, costo 1, tutte hanno travolgere, peschi, magari peschi una removal, magari peschi un combat trick che quindi diventa più forte di solito quando c'è il travolgere di mezzo, o peschi qualsiasi cosa che non sia terra e comunque ti ripaghi il fatto di aver fatto, di aver dato travolgere le tue creature praticamente a gratis. Poi passiamo alle non comuni. Ecco qua, questa è molto forte secondo me, che essenzialmente costa 4, un 3-3. Quando entra nel campo di battaglia, se controlla un deserto o c'è un deserto nel cimitero, lui infligge 3 danni a un creatore bersaglio. È essenzialmente solito regola d'oro, è quasi sempre un 2x1. Indi per cui è forte. La mia esperienza mi insegna che peschi terra. E vabbè, almeno non la peschi il turno dopo, forse. E anche qua abbiamo visto che il fatto di avere dei deserti apre molte possibilità molto più forti di quello che normalmente sono, anche per il fatto che in Hour of Devastation ci sono un botto di deserti a tutte le rarità. Quindi è molto molto facile giocarne anche un numero solido per attivare questi effetti. Per questo lì, come ho messo l'aura nel bianco, metto anche questo nel rosso perché sento che, cioè secondo me, sarà molto facile avere un deserto o in gioco o nel cimitero, tra l'altro, quindi è ancora più facile attivare questi generi di effetti. Ultima uncommon è ignoranza. Ignoranza perché? Perché è una creatura, un 5-4 a costo 5, attacca ad ogni combat. Hai messo l'aura nel bianco, povera ragazza. Effettivamente nell'art c'è una povera ragazza che viene inondata dalle sabbie. Quindi forse scopriremo che il suo nome è Laura. Questa secondo me è abbastanza forte, sempre per il fatto che, cioè l'ho scelta perché ho detto dai, metto due comuni e due non comuni. Il problema è che nel rosso ho avuto un po' di difficoltà, quindi tra tutte le non comuni, oltre a quella che ho già fatto vedere, questa qua mi è sembrata quella un pochino più sia generica sia forte. Perché comunque appunto ho detto un 5-4 costo 5, attacco ogni turno ma soprattutto affliggere, quindi che venga bloccata, che anche se viene bloccata fa danno, che nel rosso a noi ci piace, nel rosso cose che fanno danno in qualsiasi caso e basta, nel senso non ha nient'altro di più, come è semplicemente una creatura efficiente che nel rosso direi che ci sta. Passiamo al verde a proposito di creature. Infatti la prima comune non è una creatura. La Mantica di Amonkhet non era più bella. Sì, era un pochino più bellina. No, forse quella. No, sì, anche quella comune non era male. Però, perché mettevi un -1/-1 su una tua creatura e lei faceva 3 danni al giocatore. Io direi che ne viene le palle di Manticore. Ma se vai in Egitto non puoi non mettere le manticore. E mentre se ti riferisci alla manticora, quella rara che faceva fling, quella un po' più forte, molto più forte in draft. Quella quando entrava a sparare 3 danni. Sì, ok, allora quella comune, quella lì sì, era bella. Le giocavo quando le vedevo, perché erano forti, erano anche tipo dei 5-4, appunto dei 5-4 a costo 5. Mettevi -1/-1 su una tua creatura, 3 danni all'avversario, non era malaccio. Poi ne avevi sempre più di una perché erano comunacce e almeno un paio te le trovavi nel mazzo se facevi rosso. Quindi sì, secondo me era effettivamente più forte l'altra. Questa è una sua versione diversa, sì, 3 danni bene o male entrano sempre, al massimo ne entrano 5.
non è neanche così malvagio. Tornando al verde, questa secondo me è rimozione verde fortissima per essere comune, perché è un istantaneo, costa 3, una creatura che segue i controlli prende più 1 più 0 fino alla fine del turno e infligge danno pari alla sua forza a una creatura avversario controllata dall'avversario. Quindi non è lotta, quindi la tua non rischia di morire, ma è fa danno pari alla forza, punto. E in più le dai più 1 più 0, quindi riesce a raggiungere magari creature che normalmente non riuscirebbe. In più è istantaneo, quindi puoi usarlo anche come combat trick per scambiare, magari la tua creatura sarebbe comunque scambiata con un suo bloccante, anzi, non si sarebbe scambiata con il suo bloccante proprio per uno. Tu le dai più 1 più 0, spacchi un'altra creatura, o spacchi il suo bloccante se la vuoi tenere in vita, oppure se spacchi un'altra creatura in più riesci anche a scambiarla col bloccante, quindi ciao. Sì, per forza, anche se il bianco-nero zombie andava lo trovavi sempre, sarà così pure per era. Zombie nero-bianco che da dentro sembra bellerrimo. Ciao Francesco, sì, da quello che ho visto anche il classico zombie bianco-nero rimane come archetipo, anche se in Hour of Devastation secondo me non c'è così tanto supporto come invece c'era in Amonkhet, e considerato che il draft sarà due Hour of Devastation e una di Amonkhet, secondo me non sarà più così conveniente draftarlo, perché non ha così. Non è così, diciamo, non hai tante possibilità di trovare gli zombie forti che, come quelli che c'era, cioè che alla fine sono quelli di Amonkhet, avendo una sola busta di Amonkhet a disposizione. Comunque questa best removal nel verde in assoluto fortissima, secondo me. Poi l'altra comune è una lucertola. Essendo verde ho dato priorità comunque alle creature perché il verde fa quello, e questa semplicemente è una lucertola crogiolante, solo che non ha follia 0. Il fatto che tu di secondo turno possa attaccare con un 3-3 potrebbe veramente saperne molto, anche perché comunque lei costa 1, è un 1-1 e pomparla di 2 costa 2 per una volta per turno, esattamente come la lucertola crogiolante. Si crogiola pure perché è sulle rovine del monumento di Rhonas, quindi questa potrebbe essere forse il miglior drop a uno che ha il verde per quanto riguarda il draft, ed è pure comune, quindi puoi riuscire ad averne diverse così da riuscire a calarla di primo turno, che non mi sembra male. Poi, passando alle uncommon, c'è questo. Sono solo delle bestie, giustamente. questo è un 4-4 a costo 4. Fintanto che una creatura ha un segno di 1-1-1, qualsiasi creatura, che sia tua, che sia dell'avversario, che sia anche lui ha cautela e tocco letale. E basta, i due effetti. È già solo avere facilmente nel verde delle abilità che sono tipiche, una del bianco e una del nero, diciamo che ne sa parecchio. In più, combinata con la remove, con quella che fa infliggere danno pari alla forza, anche su creature più grosse di lui, col fatto che abbia tocco letale, è come abbiamo imparato, la combo vincente. E questo è semplicemente creatura super efficiente, 4-4, costo 4 con due abilità, secondo me l'80% delle volte, anche considerato anche che il verde è uno dei colori che mette segnalini -1/-1, sia di solito sulle tue. Poi se lo fai verde nero, allora tanto male. Ha comunque un nuovo T1, sarà tribale coccodrillo, esatto. Metti quello con rapidità che dà il -1/-1 alla tua creatura. Questo qui. Poi non mi. C'è qualche nero, qualche zombie, coccodrillo. Non mi ricordo. Poi, seconda uncommon, si torna all'ignoranza, che è il Wurm Setacciatore. Un 7-7 costo 7. Travolgere.
quando entra Mimic, è vero, quando entra profetizzi 3, che è già, che è tanto, e poi rivedi la prima carta del Grimorio, guadagni punti vita per il costo di mana convertito dalla carta, quindi ti gioco un ciccione, mi torno a punti vita alti, ho profetizzato 3, quindi mi sono sistemato le pescate, costo 3, 5, 4, esatto. E questo è tutto quello che il verde, secondo me, vuole fare di settimo turno, ossia calare una bestia, guadagnare punti vita, fare in modo di non avere pescate morte nei prossimi 3 turni. E mi sembra che questa cosa la faccia molto bene. Grozzo, molto grozzo. Poi dopo non mi ricordo più. Ah sì, gli artefatti, per quanto è, gli artefatti comunque ci sono. E come quando ho scelto uno e uno, perché sono talmente pochi, beh, sicuramente fare più mana ci piace sempre, quindi Manalito forever. Anche se secondo me non è comunque adatto a tutte le strategie, ma vedo che bello sto sasso per comando. Sì. Cioè, è un lingotto di Darkseid che però non è indistruttibile. Però vedo che secondo me in questo draft si può tentare più facilmente la via del tricolor. Comunque, cioè, insomma, del bicolor splashato. Perché abbiamo questo, abbiamo nel verde soprattutto tante cose che ti attingono mana di qualsiasi colore. E poi lì bisogna vedere. Abbiamo le terre di Bolas che attingono rosso, blu, nero, quelle cose lì. Quindi anche i deserti, c'è tanta roba che può fixare il mana, diciamo. Mentre quello Uncommon è un artefatto che fa pescare, che a tutti piace pescare. Le terre filtro di Amonkhet. Circa, sì. E questo appunto entra con dei segnalini, gli togli terre tricolori, me ne sono per... ce n'è solo una in realtà che attinge in colore e poi ti filtra e quindi attingi uno di uno qualsiasi e la tappi ti dà o blu o nero o rosso. Proprio solo Bolas Bolas Centrico, a proposito, come vedete qua il nostro signore ci sta ascoltando. Quindi se ti sei perso la sua terra tricolore mi dispiace, ma il tuo destino è già stato segnato. E basta. E appunto un artefatto che fa pescare, che profetizza in tutti i colori, è sempre bello. Bolas Faraone. Eh beh, Bolas Faraone è fico. Poi andando oltre, iniziamo a vedere gli archetipi veri e propri, anche se più o meno. Anche a me mi sa che ci sarà di fisso un nuovo mazzo Grixis Control. Beh, ovvio. Finalmente. Un vero control, forse. Andiamo agli archetipi veri e propri. Io adesso analizzo i 5 che si vedono in Hour of Devastation. Mentre parlerò proprio appena appena a voce di quelli che tanto saranno gli stessi di Amonkhet, quindi se non c'è neanche così tanto supporto qua in Hour of Devastation, quindi senza la Marvel penso proprio di sì. Eh beh sì, e se c'era la Marvel tanto veniva giocata Grixis comunque per calare Bolas di quarto turno. quindi un rosso bianco è un 3 a costo 3. Li puoi stremare mentre attaccano. Quando stremi una creatura qualsiasi, loro infliggono un danno a ogni avversario e tu guadagni un punto vita. Quindi abbiamo capito che il rosso bianco c'entra con lo stremo, come era effettivamente anche in Amonkhet, anche se era un po' più veloce. Qua invece sembrano averlo un po' rallentato, appunto rendendolo più centrato sullo stremare. Sta arrivando uno starnuto. Aiuto. No. Ok, perfetto. E per esempio alcune carte che
Quindi se estremi tre pezzi fanno da AOE, esatto. Fanno, cioè attacchi gli estremi, fanno danno, tu guadagni vita e poi loro sono stremati, quindi solitamente fanno effetti, diventano più grossi, sono più difficili da bloccare, quindi magari entrano altri danni. Grazie della salute. Andiamo, guardiamo qualche carta appunto che potrebbe essere interessante per questo archetipo. Adesso ne ho preso due. Questo è per locali, proprio per fare l'attacco della vittoria, secondo me. Perché anche questo ogni qualvolta stremi una creatura, quindi qualsiasi, tappi una creatura dell'avversario. Mica fanno... No, ma infatti non ho detto che fanno schifo. Questo qua, secondo me, sarà la finisher di tutti questi mazzi con stremare, perché... Tu ti prepari tutte le tue belle cose che stremano, poi cali questo, attacchi con tutti, li stremi tutti, tappi tutti quelli degli avversario e quindi non bloccano e via andare. E danno a volontà. Poi per esempio nel rosso non c'è tantissimo, quello che ho trovato, questo qua, che è un 2-3 a costo 3, minacciare, che stremandolo prende più 2-0, che quindi a costo 3 è un 4-3 minacciare, non è malvagio, però c'è molto di meglio in Amonkhet, per esempio, o anche comunque a rarità più alte sempre. Poi l'avversario gioca la Faceship e viene il danno, esatto. Esattamente. Poi, ah, questa qua quando è uscita, che non l'avevano rivelata, era stata... questo ragno qua costa 3, un 1-4 raggiunge. Quando infligge danno a una creatura, metti un -1/-1 su quella creatura. Quindi è una specie di avvizzire innescato. E quindi essenzialmente fa due danni quando nebbia everywhere. Questo tecnicamente fa due danni quando fa danno a una creatura. In più dice quando metti uno o più segnali meno uno su una creatura, ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Vedo già la combo danni infiniti con Apatra, esatto. Anche in Commander questo qua potrebbe anche far vincere perché c'è quel simpatico demone che a costo 1 gli togli a lui un -1/-1 e dai un -1/-1 a tutte le altre creature. Speriamo esca un nero verde segnalini bello. E qua non è, questo non è malaccio. Carte, questa qua l'abbiamo già vista, che mette un segnalino su una tua creatura e distruggi la creatura. Il coccodrillo, per dire, per fare il verde-nero segnalini, secondo me è uno dei più forti che si può fare tra gli archetipi. Poi abbiamo visto, c'è un verde-blu, che io categorizzerei in ramp. Questo qua in realtà questo uccellino qui non è che aiuta a capire che è ramp se non il costo della sua abilità. In un ramp io ci vedo bene questo come ciccione, ci vedo bene il Wurm, quello a costo 7, che se riesce a calarlo presto non è male. E in più ci sono tante cose che rampano, tipo questo qua che stremandolo ti dà 2 mana, c'è quella che stappa le terre, anche quella stremandola te ne stappa 2. E cerca terre, quindi comunque il verde blu secondo me sarà un ramp barra simil penta. Se trovi le carte giuste potresti anche fare più colori oltre a verde e blu, giocando le bombe che trovi degli altri colori. Non è, secondo me non risulta difficile. Capito? Ciclone Mana Reanimator Rivo Spito, ma come mai non è già uscito un ramp simic competitivo? In realtà c'è qualche lista da T2 di simic ramp, però alla fine forse è un po' troppo lento. Secondo me con Hour of Devastation diventa più fortino, perché c'è l'Era della Promessa, Rivo Spiro, Ciclomane, qual è Rivo Spiro? Non ce l'ho presente. E non è, secondo me, con vari rampini che sono usciti in questa edizione si potrebbe pensare a un ramp serio.
magari anche con quello dei tentacoli che rimbalza tutto, col tipo Ramondi, eccetera, diventa un po' più facile giocarli di turni prima del settimo turno, ecco. Poi l'altro archetipo qua è il blu-rosso magie, e questo non è affatto male perché è un 2-2 volare con prodezza a costo 3, e quando entra puoi mettere un istantaneo una stregoneria dal tuo cimitero in cima al grimorio. Speriamo, non mi sembra brutto, ce ne sono davvero tantissimi. E questo è ottimo perché ti fa tornare un istantaneo una stregoneria, che quindi gli serve per attivare prodezza, che serve per animare l'enigmorfo che abbiamo visto, per fare tante altre cose. Alcuni istantanei stregonerie, secondo me, abbastanza fortini, soprattutto a rarità basse, in una cosa del genere. Può essere questo qua, che è un peschino, istantaneo, peschi due, poi o scarti una carta o riprendi in mano una terra, che questo qua non è malaccio. E in più c'è, volendo, il fulmine a costo 3, che comunque anche solo lanciarlo per poi riprenderlo con l'elementale, insomma, non fa schifissimo, ecco, anche se c'è di meglio. E poi come hanno, non ho meglio, Bluff Infestation, più ragno, più appata, nido scavare, difesa in allerta. Il mazzo entra come finito, sto programmando questa idea che l'ho scorso per il NIS. Beh, Bluff Infestation è fortissima. Ci ho messo un po' per scrivere per trovare i nomi delle carte, che do bene, no problem. Bluff Infestation è sbagliatissima in Apatra. E infatti ho visto tutte quelle carte lì sono alzate di brutto di prezzo. Sia l'Infestation, sia quella che a inizio mantenimento spacchi una creatura che ha un segnalino -1/-1 sopra. Ed è penso. Ecco la mummia che mi farà modificare il mono nero zombie. A me invece non mi dà da modificarlo perché comunque devi pagare per fare gli effetti, quindi non è così, secondo me, conveniente, però si può provare. Ah, sfiga, devo ancora prenderle. Infatti le avevamo guardate l'altro giorno per un altro mio amico che si sta facendo Apatra, e abbiamo visto che, tipo, ma perché questa sta a 7 dollari, tipo, e non era bello. Comunque questo è uno zombie bianco-nero 2-3 con 1-1 bianco, uno zombie attaccante a legame vitale fino a fine del turno, 1-1 nero, uno zombie attaccante a tocco letale. Classico, solo che come, per esempio, qui adesso vi faccio andare un attimo avanti, come questo è sempre uno zombie attaccante che ha l'abilità, questo invece da indistruttibile, che secondo me è un po' forte. In più c'è quest'altra carta che a parte che è bellissima l'idea, proprio delle tattiche inconsuete, degli zombie che camminano e cadono giù perché non sanno che non c'è la strada. Comunque a costo 3 dai più 3 volare fino a fine turno una creatura, se gioca uno zombie paghi uno bianco e torna e te lo riprendi in mano dal cimitero. Quindi anche se sei in stallo, appunto, tu puoi dare più 3 volare a un tuo zombie che attacca. Gli dai magari anche legame vitale, indistruttibile, tutto quello che è. Turno dopo hai qualcosa che fa pedina zombie, che vale anche con le pedine, paghi un bianco, lo riprendi, rifai. Non è simpatica come carta, ecco. Questo abbiamo già visto. E basta, questi sono gli altri che. Beh, il mazzo zombie è nato leggermente orzo. Se metto qui 5-6 zombie più quello potrebbe venire bene. Io sì, l'ho visto Orzov, che giocava però solo i servi disobbedienti, che quelli quando entra zombie fa un drain, che è veramente esagerato, e infatti non era male, però non penso sia abbastanza spazio per il bianco. No, infatti secondo me no, perché quella versione bianco-nera giocava soltanto 4 per di quelli lì che ho appena detto, più le removal, quelle che esiliano permanente, quelle con Sorin e Avacyn. Però mono nero secondo me è molto più forte, più stabile, soprattutto giocando i morti irrequieti, o come si chiamano, irrefrenabili, non mi ricordo, insomma quelli mitici di Innistrad.
E adesso secondo me invece diventerà blu-nero quel mazzo lì, perché c'è la divinità degli zombie. Comunque tornando al draft, che così finiamo, poi vediamo le altre carte velocemente. Tornando al draft, gli altri archetipi sono Chaokreakur, Barakotsa. Gli altri archetipi che diciamo non sono rappresentati in Hour of Devastation sono il bianco-blu, si può mettere Chigisa-Gerav, non sarebbe male il blu-nero, esatto, tra l'altro. Diciamo gli altri archetipi che c'erano in Amonkhet erano il bianco-blu da pedine imbalsamare, diciamo, che in questo caso diventerebbe pedine imbalsamare e ternare, comunque pedine. Il blu-nero ciclo, che qua si vede un po' di supporto, soprattutto la Sfinge che quando ci chiede a meno 2, meno 0 alle creature. Sto finendo gli ultimi. Fatti la barba. No, la faccio quando ho voglia, adesso non ho voglia. E cosa stavo dicendo? Ah sì, blu-nero è ciclo scarto più ciclo, perché c'è la Sfinge che dà -2/-0 quando cicli, cose così, in Hour of Devastation, nient'altro, mi sembra. Poi c'è rosso-nero che è aggro, minotauri, non si è capito bene, diciamo un aggro che può anche sfruttare i segni di -1/-1. Speriamo nel mazzo ciclo. E poi adesso dopo con le carte secondo me c'è spazio per il mazzo ciclo. Rosso verde aggro ignoranza, come abbiamo visto dai vari Wurm e dalle varie manticore che ci sono, e verde bianco che quello può essere forse il vero mazzo stremare, diciamo. È sempre aggro con qualche creaturona, qualche cosa che strema senza problemi e via. Poi, quindi passiamo un attimo alle carte vere e proprie, che secondo me sono interessanti in diversi formati. Secondo me questo gattino qua è abbastanza interessante in T2, perché costa poco lanciarlo all'inizio e per poi alla fine avere un 4-4 con doppio attacco, pagare 5 è diciamo molto più che onesto, considerato che di solito per fare i design delle cose, delle creature con doppio attacco, loro contano che abbiano effettivamente il doppio di forza, molto spesso ci ritroviamo dei 2-2 a doppio attacco che costano 4, perché cercano di bilanciare così questa cosa. E quindi in questo caso avrebbero dovuto fare il 4-4 a doppio attacco costo 7-8, facendolo costo 5 con Eternare, secondo me può vedere gioco. Come gatto 1 di Amonkhet, mazzo tribali gatti, con i sono contro i mazzi tribali. Sì, secondo me è fattibile un tribale gatti anche competitivo, verde bianco con il leone che era uscito. Adesso comunque vediamo tutto, le scorro un po' velocemente, anche perché sono in ordine penso alfabetico, quindi proprio colori non contano. Allora, questo qui è un deserto animabile che non è tanto forte in T2 quanto più in Modern o in Legacy. Non so, in Legacy forse è più da Modern, perché le terre da esiliare dal cimitero ci sono giocando Fetch e soprattutto diventa un 3-4 a costo 2. Entra stappato da mana, anche se in colore, è quello che è un po' l'incognita. Però secondo me in alcuni mazzi da Modern potrebbe vedere gioco, proprio per il fatto che è facile attivarlo ed è un 3-4 a costo 2 alla fine, niente di più. In qualche aggro, in qualche burn, non lo so dove potrebbe vedere veramente gioco, però vedendo, diciamo, vedendo i costi di attivazione e il fatto che animandosi diventa un 3-4 può risultare vantaggioso. Solennità,
Questo qua può venire giocato inside in T2 contro i mazzi energy, perché non gli fai più fare l'energy, semplicemente. E in più non fai fare più segnalini a niente, quindi compresa ballista, per esempio. Il mazzo con inside probabilmente ne avrai tanti di deserti nel cimitero. Sì, però è più difficile metterli al cimitero. Di solito devi pagare qualcosa per metterli nel cimitero. Mentre in Modern con le fetch costano un punto vita, le butti via e vai a prenderti la terra. È molto più facile, appunto, senza costi troppo alti. Questo è molto forte per i T2 appunto in energy contro balliste e così. In modern non lo so, sinceramente. Non so quanto ora è popolare Infect, ma mi sembra poco, mi sembra che sia sceso. È forte nel nuovo combo che c'è, però non essendo creatura non è facilmente tutorabile come Visir o come Melira o cose del genere, quindi non so, però ha sicuramente del potenziale, essendo comunque una carta che fa un effetto che non era mai stato stampato. Questa fa schiattare tutto lo standard, no, fa schiattare Temur Energy e Ballista alla fin fine, neanche e Mecca Titano Verde, però ci sta una carta da side proprio perfetta per un T2 come adesso. Poi, ecco qua il gatto di cui stavo parlando prima. Quello che secondo me farà veramente male se nel caso ci sia un gatti in standard verde bianco, perché lui è un 2-2 a costo 3. Prende più uno per ogni altro felino che controlli. E in più tappando un bianco stremandolo, fai 2 felino 1-1 con legame vitale, quindi essenzialmente lo pompi di 2 e hai due paranti con legame vitale. Se ci aggiungiamo qualcosa che stappa, adesso non saprei, forse no, in realtà è forte anche così. Non essendo leggendario, soprattutto è di Yi, sì, è sua l'art, soprattutto non essendo leggendario, quindi è un peccato per il commander, ma meglio secondo me per il costruito, perché in questo modo giocandone 4 diventa veramente potente. Un tribale da T2. Poi, ecco la Vratta a costo 3, che verrà sicuramente giocata. Non so in formati più vecchi, penso che il fatto di non stappare le terre sia un drawback troppo grande rispetto a Damnation. Alla fine penso che il quarto turno sia abbastanza. Se ne giochi già due si buffano a vicenda, esatto. Infatti è fortissimo. Cioè il fatto che non sia leggendario secondo me lo rende proprio più forte. La Vratta Nera appunto in T2 sicuramente sì. In Modern, boh, secondo me non verrà giocata. Sinceramente, Damnation per un mana in più e ti fa stappare molto più forte. Semplicemente. Poi, Nicol Bolas, il faraone. Questa verrà giocata sicuramente in T2 con un Grixis Control, come già qualcuno di voi aveva detto. Ci sono già delle liste, perché ho già visto Seth Manfield che ha pubblicato una sua lista di Grixis Control. E Nicol Bolas effettivamente una volta che è sceso fa i suoi bei danni, ti fa giocare le cose dell'avversario, fai scartare due carte facendo tra l'altro più uno, meno 4 fai 7 danni a un avversario o una creatura controllata dall'avversario, quindi fai un removal, comunque 7 danni in faccia è parecchio, e meno 12 secondo me è più da Commander, ma meno 12 che da T2, diciamo, perché tanto questo verrà giocato solo in T2. E comunque sarà sicuramente una carta che definirà lo standard.
Poi un'altra carta interessante secondo me è questa, che potrebbe venire giocata appunto sempre in un control, probabilmente nello stesso Gaseous Control, perché a costo 3 comunque ti permette di fare un Mana Leak o un Impulse. Quindi o ti sistema le pescate e peschi o neutralizzi una magia, a meno che l'altro non paghi 3, che decisamente una, diciamo, sono due belle scelte. Anche se sembra più bellino quello del Planeswalker deck. Ma costa tanto ed entra con poco. Quello del PvD è quello che fa piaga. Giusto? I don't remember. Ma vado a vedere. Tanto ho aperto qua l'album. Ok. PvD. Sinceramente non mi ricordo davvero le abilità. Mi ricordo che costa 8 e che entra con 5 fedeltà ed è per quello che non verrà giocato. Dato che questo poi entra con, quello entrava con 7 sia di fedeltà che di mana. Ogni avversario... Ah sì, esatto, col più 3 fa proprio quell'effetto della piaga. Meno 3 spacchi una creatura e peschi una carta. Meno 11 fa 7 danni a ogni avversario e peschi 7. Però... Non nulla di incisivo, cioè nel senso la prima alla fine sceglie lui, quindi non è neanche così forte. La meno 3 ci sta, però lo fa rimanere a 2 di fedeltà, quindi è morto. La meno 11, non, come in realtà la meno 12 del coso, non è così forte. E il problema è che il Nicol Bolas dell'edizione ha 4 abilità. Quindi essenzialmente le prime tre sono utilizzabili continuamente. Poi andiamo avanti. Questo ho detto, ecco, questo qua è il dio degli zombie. Diciamo che secondo me varrà la pena splashare di blu o renderlo proprio blu-nero lo zombie che c'è attualmente. Ho già visto anche qua delle liste che giocano. Ma le carte fisiche di Magic valgono ancora qualcosa? Le carte fisiche, quelle vere, sì, altrimenti non... Certo che sì, dipende da cosa hai, che se hai la fuffa non vale niente, se hai le carte che si giocano valgono, poi dipende da che carta è, si va dai 5 euro, altrimenti mi ammazzo. Si va da poco a molto tanto, anche se non si dice molto tanto. Ho carte vecchie. Con le carte vecchie sempre ai 10.000, esatto. Con le carte vecchie ti dico subito che vai da o un estremo o l'altro. E questo dio, secondo me, posso usare solo nel tribale. Eh beh, quello sicuramente, però ci sta, secondo me, è proprio un effetto forte, secondo me è il più forte dei tre dei, sia per statistiche costo, perché un 5-5 costa 5, sia per l'effetto, perché eternare una creatura ad Katsum a costo 4 instant, anche dell'avversario, è veramente forte. Che in più ti conta anche per il primo effetto, perché è uno zombie. Quindi è proprio top. E ho già visto delle liste con questo, con Ghisa Geralf, come dicevano, con l'amalgama prediletto. E quindi c'è, diciamo, molta carne al fuoco. Poi non so quanto sarà forte, perché comunque i costi sono un po' alti, quindi magari starà un pochino più sul midrange come tipo di mazzo. Però secondo me le potenzialità ci sono. Poi questa molto molto carina, secondo me, sarà utilizzabile e usata senza problemi, perché comunque o è un clock alla fine, che è un 3-1 volare, lampo, oppure ciclando counter un'abilità e peschi. Carte vecchie sono poco o tanto, nessuna via di mezzo, una certa pendenza verso il poco, meglio le tendenze di prezzo sulle cerchie. Ecco, grazie mille.
per aver aiutato il buon Pacio nel caso voglia cercare valutazione per le sue carte. Peccato per il Bora, quello sì. Mi sarebbe piaciuto più un 3-2, almeno era un pochino meno fragile, però ci sta, secondo me, come idea e come carta. Poi, questo qua anche secondo me verrà giocato pure, perché costa poco, ha delle buone statistiche e ha una buona combinazione di abilità, perché comunque ok che viene spompato tra virgolette man mano che l'altro gioca magie, però ha se fa danno all'avversario si toglie tutti meno uno meno uno. Buonasera Red Marco. E col fatto che affliggere rende il fatto di bloccarlo comunque del danno, quindi nel senso, è una fonte di danno quasi sicura. Questo è bellissimo. Sì, secondo me sarà molto forte. Anche perché comunque i segnalini meno uno li puoi annullare con i più uno, se hai nel verde nero. Costa 3, è un 5-5, non è male. Non è per nulla male. Secondo me verrà giocato anche questo. Poi, l'ultima resistenza di Ronas a me piace molto, ad altri no. Ma da che mondo è mondo, un 5-4 a costo 2 è ignorante e l'ignoranza a basso costo è sempre forte. Di 4-1 già può attaccarsi, gestirmi con il banner dell'esperto e diventare attacco in modo di farlo andare a segno. Peccato Magic non spopoli come gioco, se è stato. Come non spopoli? È il gioco più giocato, Magic. Il gioco più giocato al mondo di carte, essendo stato anche il primo. Quindi, ovunque tu vada, qualcuno che gioca a Magic lo trovi. Considerando che è 25 anni che esiste e sta ancora crescendo, solo questo ti può far capire quanto venga giocato effettivamente come gioco. Comunque, ripeto, un 5-4 costo 2, anche se non stappi quelle due terre lì, tipo vabbè, ci sta. Questa spada è bella, ma non troppo, di seconda è impensabile farla. Ma secondo me invece ne sa. Ecco, a me sembra vadano più di moda giochi di carte online. Beh, che vadano di moda altri giochi di carte, sì, tipo Hearthstone, però Magic è ancora. È Senza, ci sono. Adesso vado a vedere. Magic the Gathering Players. Ta-ta-ta. Ma non me ne frega. Magic the Gathering Players all around the world. Ti dico solo che ad oggi è stimato che a Magic ci giochino 20 milioni di persone. Le carte ormai non vanno regalate me le pure. No, comunque. Sottoscrivo, poi ci penso di farmene. Quello perché se dobbiamo essere onesti, Magic non è una porcheria per quello che si paga, meglio giocarlo in paper. Esatto. E io infatti spero che esca un Magic digitale decente, perché che faccia almeno compete. Ora non mi ricordo edizione perché non sapevo andato, però non mi viene in mente tipo Peste. Sì, c'è Peste come carta. Non dovrebbe valere molto. Anche se viene giocata in Pauper. O veniva giocata in Pauper, non mi ricordo. Comunque, Pacio, Magic è veramente il gioco, cioè nel senso, non è vero che non è giocato, anzi. Ok, 100 un paio di anni sopra sarebbe Hearthstone anche nel digitale, esatto. Ma secondo me non possono, tra virgolette, permetterselo perché ormai ci sono tutte le carte, con tutto il codice che hanno fatto lì. Dovrebbero, se cambiano anche solo
Piattaforma è un casino. Adesso Smash sarebbe stata la svolta, perché non si possa scaricare per Android, esatto. E secondo me adesso usciranno con i nuovi prodotti digitali che stanno facendo, uscirà una cosa che in futuro diventerà il nuovo Magic Online, che magari inizia col T2, poi pian piano si allargherà e sarà un po' più moderno. Anche perché hanno detto che alla convention della Hasbro ci sarà una demo giocabile di un gioco che non è quello RPG. È stata stampata da Alpha quarta edizione, quindi stanno a fare una fetta ai giocatori. Lì. Cosa ne pensi di una meccanica basata sul sacrificio di creature per fare creature? Ci sta, nel senso, già carte così ci sono che sacrificano, mi viene in mente a costo basso, tipo Plague Belcher. Secondo me, cioè come meccanica, diciamo, non proprio come meccanica col nome, però come meccanica in sé è già stata fatta. Io adesso penso nel mio team di battaglia modulare. Per esempio, Ghisa, quella, l'Evoca Goal, quella di Commander, che dice tappi un nero, la tappi, sacrifichi una creatura e fai zombie 2-2 pari alle creature. Cose del genere, dici. Però a me piace tanto il sacrificio, quindi io sono assolutamente a favore di una meccanica, sarei assolutamente a favore di una meccanica del genere. Finiamo le carte, se non sono già finite. No. Allora, Era della Promessa, che è quella carta che secondo me farà tornare in auge Ramp, perché essenzialmente a costo 5 passi al centro di mano per trovare fino a due carte terra qualsiasi, giochi tappate, poi rimescoli in grimorio, poi se controlli 3 o più deserti, crea due pedine zombie 2-2. E quindi non so se si farà con i deserti o no, perché è forte anche senza fare le pedine, secondo me. E in più però se riesci a farle tanto meglio, ti fa board, ti... Si intende un mazzo, sono uscito un sacco di carte così su Amon che ti ho fatto un mazzo standard così ed è discreto. E io ho fatto un mazzo standard simile. Bianco-nero, che fa tante pedine e poi utilizzo il fatto che muoiano per... o con Zulaport per fare drain. O gli Aenni per renderla indistruttibile, cose così. Adesso dovrei aggiornarlo in realtà come mazzo perché da un po' che non lo guardo. E tra l'altro mi hai fatto ricordare che devo mandare la lista di questo mazzo a un mio amico, quindi ti ringrazio. E adesso l'avevo provato con l'incantesimo che raddoppia le pedine. Ma te che giochi prevalentemente, che formato ti sei piazzato in qualcosa? Ho piazzato, diciamo di no, sono arrivato al secondo un PPTQ e basta, come mio massimo grado raggiunto, però gioco prevalentemente standard e commander, nient'altro, e direi ovviamente limited draft, sealed quando si può. Ho giocato modern, che poi ho abbandonato per svariati motivi, sia... Grazie a te, non stava mai un italiano che gioca Magic su Twitch. Infatti io vi dico che sono indeciso se partire... Io sono campione condominiale. Anch'io, perché sono l'unico che gioca Magic nel condominio. Io sinceramente sono indeciso se farmi Magic online per draftare. Best play. Solo che non so se ho tempo, poi non so se mi esce il gioco nuovo, tanto vale andare sul gioco nuovo e cose così. Quindi diciamo ci sto pensando, ma non è ancora sicuro. Comunque, ovviamente, se mai decidessi di fare Magic Online e streamarlo, anche perché effettivamente ci vuole un po' di tempo per masterare bene le cose. Tempo una carta un mazzo commander,
fatto completamente io, quindi non so se effettivamente gira o meno, quindi non ci sono possibilità di testare Commander. Mandalo pure in pagina come messaggio, poi quando ho tempo ci do un'occhiata. Ormai l'online è il futuro, beh sì, quello sicuro. Hai provato untap.in, è tipo coccatrice, solo non lo devi caricare. No, non l'ho mai provato e adesso me lo metto nella scheda qua di fianco. Untap.in. Dopo anche lì, quando ho tempo, ci do un occhio. Diciamo, questo non lo conoscevo come sito, diciamo. Però effettivamente mi ispirava comunque Magic Online perché ha tutto già gestito, sono i premi, quelle cose lì, il fatto che devi pagare, sempre quello, però io lo farei effettivamente solo per i draft e cose del genere, quindi potrei anche pensarci, solo che appunto ora non ho molto tempo, quindi non so. Dai, finiamo ste carte che ci sono poche rimaste. Allora, c'è cioè Era dell'Eternità che io l'ho messa solo perché ho visto che ci sono alcune combo di rianimazione con due carte che diventano dei 4-4 per cui cioè vinci. In realtà faresti 20 o più danni, ma ormai di settimo turno, secondo me, non vinci. Di dove sei? Sono di Mantova. Quindi l'ho messa solo perché magari uscirà qualche mazzo che fa le combo e che entrano le creature e che fanno cose strane, eccetera, eccetera. Però, nel senso, non so, non ci credo, cioè, nel senso, non ci credo molto in questa carta. Andiamo oltre. Era della rovina, in questa carta ci credo un po' di più perché è essenzialmente una vratta che spacca anche i PV. Alcuni amici usano X-Mage, quello invece l'ho sentito, però non ho mai approfondito. E Era della Rovina secondo me è molto forte perché distrugge gli dei, distrugge i Planeswalker, 5 danni bastano più o meno per ammazzare un bel po' di cose e il fatto appunto che riesce ad uccidere gli dei. Che fa perdere indistruttibile essenzialmente, quindi non è per nulla male. Sì, questa è una vratta rossa a tutti gli effetti, per quello secondo me è molto forte. Poi c'è Dissotterratrice di Ramunap, che è il crogiolo di mondi su creatura. Già meno 4 mesi, saluto il primo danno veramente serio. Hai qualche consiglio? Allora, il draft è un po' tricky come formato perché diciamo che come primo draft ti consiglio di guardare sempre questo qui l'ha fatta mia cosa non so in standard è figa in modo nessuna delle carte di A possono essere usate comunque nel draft essendo il tuo primo draft, io direi che la prima busta che apri guardi la rara. Se è una rara forte, giocabile in draft, quindi di solito una creatura particolarmente grossa o una vratta o una magia che comunque fa un effetto potente, di prendere quella e da lì scegliere diciamo il tuo colore o i tuoi colori, perché se tipo sbusti un dio, allora hai già scelto i tuoi due colori. Il mazzo bicolor e poi come composizione del mazzo io di solito uso con 40 carte 17/18 terre, dipende da se lo fai più aggro o meno aggro. E il resto dipende perché alla fine rimanendo 23 carte puoi fare una 18 diciamo dalle 15 alle 19 creature in base sempre a se sei più aggroso, sei più controlloso e il resto magie. E se
basta, cioè come per il primo draft ti direi questo, per Madden Uncommon doppio costo 1 nero, creepato in gioco che trova un forza 2 inferiore, ma secondo me in Modern non so, forse solennità, forse non c'è tantissimo effettivamente, e diciamo come primo draft mi limiterei a questo e poi pian piano più fai draft più poi man mano che ti passano le carte capisci i colori che hanno già preso, i colori che ti conviene fare e così. E dopo i miei complimenti non sarei stato così spiegato bene, avevo fatto un video del professore. No, alla fine è quello che diciamo che mi hanno spiegato a me quando ho iniziato, adesso in draft sono abbastanza bravo, quindi le divinità sono fortissime, sì. Le divinità decisamente. E poi dare priorità, soprattutto per quando scegli le carte, dare priorità o alle rimozioni o comunque a delle creature che quando entrano cercano di fare diciamo che fanno cose. Non dei 4-4 sordi o così. E sono divinità sotto steroidi. Sì, soprattutto lo scorpione che è tutto pompatissimo. Passiamo alla carta dopo. Ah, eccolo, questo qua è bellissimo. Questo qua devo trovare il modo di farci un mazzo attorno perché secondo me ne sa parecchio. Fatto. Cioè poter lanciare le carte con ciclo dal cimitero è veramente forte. Bella questa figura, sì, molto bella. Secondo me può saperne, soprattutto in quel mazzo che era quel combo perspective. Adesso non so se effettivamente può essere usata lì. Avrei con un'area di prima e le terre con ciclo, esatto. Esattamente. E questa è molto carina, è molto fatta bene per poter provare a buildare qualcosa attorno. Poi c'è questa che secondo me verrà giocata, anche essendo un uncommon, comunque tra danni una creatura o spacchi un artefatto. Ecco, io sbusterò questa e nessuna carta con ciclo. Diciamo che non sono nuovo del GDC, ho fatto 2 volte in nazionale di Yugi, ho miglior piazzamento veterinario, poi ho giochicchiato a Pokémon, poi mi sono lasciato trasportare amici in Magic, quindi ho un po' di dimestichezza per le carte, mi hanno consigliato lo schema Bomba Remove Aggro, esatto. Aggro poi dipende, diciamo che essendo il draft un formato più basato su creature, l'aggro risulta più facile da fare, però se trovi le carte giuste anche un control può venirti fuori. Abbastanza buono. Sì, te trovi le bombe. Se vedi una bomba la prendi, altrimenti removal, altrimenti è creatura essenzialmente. Sì, sono d'accordo con quello che ti hanno spiegato. Però, nel senso, stando sul semplice, io iniziavo sempre. Andavo sempre sui ciccioni. Eh beh, sì, ci sta. E io ho sempre iniziato con guardavo la rara della busta, se non faceva schifo la prendevo e un colore almeno ero sicuro di averlo. Poi il secondo colore vedevo in base a quello che mi passavano. Bread. L'acronimo re del draft. Attenzione bestemmia. Fino fulmine più bello. ma il fulmine puoi fare sul giocatore. E costa 1. No, beh, questo è forte. In T2 è molto forte, soprattutto col fatto che ci sono i veicoli. E quindi è una rimozione sicura. E poi basta. Era l'ultima. Ricordo un draft di Luna e uno mi ha tirato 3 parti di fila. Io mi ricordo 3 Gonti di fila, però non mi ricordo se eri te o Ivan. Poi sto vedendo che trovo ovunque l'invocation e ciao. Dirt è lo schifo, esatto. Dirt uguale terra.
No, Terre maggiore di Dirt. E basta. E questo era tutto quello che avevo da dire. Battuva. Ah, è vero, è vero, è vero. Ricordo. Questo è tutto quello che avevo da dire su Era della rovina. Quindi faccio adesso per il pre-release. Ma quindi sabato fai il draft o fai il pre-release di Era della rovina? Perché questo weekend c'è il pre-release. Secondo te il budget ha finito? Un mazzo per iniziare in standard o c'è qualcosa di meglio? Il budget affinity sarebbe quello con, come si chiama, improvvisare? L'avrat, secondo me sarà la morte dei veicoli. È che costa 6 comunque, triplo bianco. 10 permanenti non terra in campo per farla costare triplo bianco, non lo so. In bocca al lupo per i peridis, grazie mille. Anche a voi tutti. Maninkambu che macina avrà spazio. Non lo so, sinceramente. Forse in Modern. Se torna Mil, il mazzo più odiato del mondo. Quindi. Niente, spero al pre-release che sia io che voi sbustiate tutti i masterpiece. Isol, 4 Master of Eternity, 4 Fro. Ah, ma dici proprio Modern? Perché questo è Modern. Lo standard sono soltanto. Ah, ok. Infatti stavo. Ho finito in standard. Secondo me sì, perché comunque Affinity è abbastanza. È veloce, è semplice. E se gira bene, vinci. Nel senso, indipendentemente dal mazzo che hai davanti. A me pare più un pauper. Beh, no, sono i Master of Aetherium. E le Signal Pest. E gli ornitot, no, gli ornitot sono anche comuni, vero? I memniti. No, no, è tutto. Secondo me può starci. Comunque. Sì, oppure anche Zo, come dico. O mono verde. Mono verde stompi da Modern. Secondo me anche non budget. Perché non gioca carte costosissime alla fine. Dovrebbe essere una scelta buona. Che in c'è un articolo del ministro che spiega più in dettaglio la bread. Grazie mille del servizio. E niente, quindi ora che Alterti ha anche dato la guida al draft di Melissa Dettora, vi lascio. Perché io volevo giocare a Crash Bandicoot, che ho comprato la trilogy e non ho ancora avuto modo di giocarci. Quindi vi abbandono per questo mio desiderio egoistico. Quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati un'ora e mezza ad ascoltare me che parlo di cose. E vi auguro una buona notte. Buona fortuna ancora per i pre-release. Spero di essere un pelino più attivo. Sono una brutta persona a dire. lo so. Ho anche scaricato episodio prompto di Final Fantasy XV, però quello devo aspettare Lavinia per giocarci, perché ci giochiamo. Buona nerdata, grazie mille. Ci sentiamo, spero di essere un po' più attivo sulla pagina, perché. Insomma, essendo da solo adesso ed essendo in ufficio praticamente tutto il giorno, mi risulta un po' difficile postare. In più sto lavorando a una cosa, a una traduzione che di cui adesso non vi dico niente, che però saprete quando la condividerò, che è un pochino pesante. Bisogna piangere per non poter partecipare al pre-release. Come non poter partecipare? Condoglianze. Vi dico solo che la traduzione che sto facendo
non è dall'inglese all'italiano, ma dall'italiano all'inglese, e che c'entra Pauper. Il LARPing, ah beh, dai, almeno vai a divertirti se fai LARP. Tanto, come fai le immagini con Photoshop? No, uso un programma apposta che si chiama Magic Set Editor 2, dove praticamente tramite un linguaggio ci sono già template già fatti e che scaricabili, dove imposta lui automaticamente tutte le cose, e in più puoi eventualmente creare anche i tuoi template, perché per crearli c'è un linguaggio di programmazione abbastanza basilare, perché però un pochino incasinato proprio perché è basilare, con cui puoi costruire tutti i vari campi da mettere all'interno della carta, le immagini da usare, eccetera, eccetera. Due giorni in un castello, so già che al 90% morirò il primo giorno. No. Sì, ho sicuramente più comodo. Però tipo se mi escono i nuovi template, che ancora non diciamo uso Photoshop fin tanto che non creo il template nel programma, che quello è un po' un casino. Farò le proxy. Ci sta. Ho fatto delle pedine, puoi fare delle belle pedine proxy anche di cose inventate. Ci sta, è un bel programma, è fatto bene. Anche se sembra che pian piano la community, cioè quelli che l'hanno creato lo stiano un po' abbandonando, però la community continua a creare template e anche cose originali, diciamo, e quindi è figo. Bene, allora vi saluto, vi ringrazio ancora, buonanotte, e si possono fare full art? Sì, si possono fare full art. Vi lascio, se volete, giusto per editor 2 download. E niente, adesso sto guardando una cosa che non è arrivata, niente. Rinotte, e ciao a tutti. Ci vediamo martedì prossimo. Sì, dovrebbe, così torna anche Lavinia e facciamo la solita live in due. Tutti insieme. Ciao ciao.